Salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Allora, dobbiamo parlare con Mirin, la madre di Cassandra. Perché? Perché vuole bloccare il nemico Paro. E allora, andiamo. Abbiamo i nemici ateniesi. Quindi forza Spartani, avanti, 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 avanti. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Salve. Puoi parlare. Le navi di Paro hanno bloccato il porto. Gli dei maledicano Silano e la sua schifosa setta. Non si stancano mai di mischiarsi. Ah. Di loro che sto andando. Bloccato. Ho rifiutato di pagare i tributi ad Atene e Paro sta approfittando della situazione. Addio alla speranza di colpire per primi. Io posso aggirarli con la mia nave e liberare il porto. Solo tu contro un'intera flotta? Non sarà difficile, non abbiamo altra scelta. Io direi che non abbiamo altra scelta perché sinceramente sarà difficile. Non vedo altre opzioni, ma ho l'equipaggio migliore del Mare Egeo. Fa attenzione. E torna da me, tesoro. Beh, non direi che abbiamo proprio l'equipaggio. Vabbè, comunque non importa, non importa. Noi ci sentiamo fiduciosi e andiamo ad affondare navi. Certo, tanto sono tre navi, cosa ci vorrà mai? Avanti. C'è una cosa che di solito non faccio nelle missioni secondarie di Assassin's Creed, di questo Assassin's Creed, è affondare navi, perché non lo so. È abbastanza una cosa sul noioso andante. Allora, la nostra nave qual è adesso? Aspettate. Sì, evviva! Ce l'abbiamo fatta. Io direi che qui potremmo anche fare un arrembaggio. Che dite? Saliamo sulla nave e lì ci diamo male. Ci sta? Iniziamo l'arrembaggio. Forza! Forza, 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 forza. Ci sta. Non cadere in acqua, No. Avanti, non dovete risalire. Non so, magari voglio fare la simpatica, però in realtà magari muoio. Quindi immaginatevi la scena. Io dico, ah, che bello, facciamo la rembaggio. E poi alla fine, oppalala, oppalalalalala. Allora, avanti. E c'è quello che è parecchio antipatico, che sta colpendo il mio amico. Forza comandante, comandante, lei è un uomo finito. Vada, bam. Sì, è finito in mare, ciao. Ottimo. Oppala. Fatto, direi che sono quasi finiti, eh. Ma stavano combattendo tra di loro, tanto che erano furbi. Abbordaggio completato. Ottimo. Ci prendiamo tutti i tesori. Dire sorry, avanti, un tesoro. Beh, non è che hanno granché. Forse era meglio tipo fare l'arrembaggio sulla nave, quella più grande. E questo, ma niente di tipo nero. Ah, ok, niente, niente di che, niente di che. Non c'è altro qua? No, andiamo via. Mamma, sto tornando da te. Torna da Mirin. Stiamo tornando. Tanto siamo vicini. Andiamo. Oppalala, Mirin, siamo a posto. Fatto. Siamo ottimi, hai visto? Il porto è libero. Siamo quasi pronti. Timo? Stiamo caricando le navi. Saranno pronte al tuo comando. Cassandra, una parola. Qualcosa non va. A parte gli attacchi alla mia isola e il coinvolgimento della setta? No, ma dobbiamo parlare in privato. Come desideri. La setta deve essere fermata. Quando torneremo in Laconia, saremo in pericolo. Sono abituata. Lo siamo entrambe. Qui so di chi posso fidarmi. Pensavo di poter dire lo stesso di Sparta, ma questa notizia assurda è... Aspasia ha scoperto quale dei re lavora con la setta. Per quanto ne sappiamo entrambi,
Dobbiamo liberare Sparta dalla corruzione ad ogni costo. Solo con te, concentriamoci su Paro. Non lo so. Solo con Almeno te? Possiamo affrontarle insieme. Sì, per tutto quello che quei bastardi ci hanno portato via. E tuo fratello. Lo troveremo. Vieni da me quando sei pronta. Ottimo, noi andiamo avanti. Tanto le missioni secondarie non fatte a gogo. Sì, andiamo. Intanto dove andiamo? Andiamo a distruggere la flotta di Paro una volta per tutte. Solo allora Nasso sarà al sicuro e potremo andarcene. Direi sono proprio pronto. Di sì. Allora a te il comando. Con il tuo scudo o sopra di esso. E ora infliggiamo un bel colpo alla setta. Ok, perfetto. Vediamo un po' da andare. E allora, non mi indica la missione, tra l'altro. Aspettate che la seleziono. Comunque adesso la lancia di Leonida è a livello 7. Devo portarla a livello 9. La sto potenziando però. Ok, dobbiamo andare là e abbattere altre navi. Ma penso che vi taglierò tantissimo, insomma, come sempre. Non vi rendo la cosa, insomma, lunga. Anche perché abbattere le navi, sì, insomma, per carità, non è proprio così terribile. Non so, c'è di meglio, io mi diverto di più a fare altro. Guardatelo lì. Qui c'è da fare un abbordaggio, in teoria. Mannaggia, quante navi. Due frecce incendiarie. Tanto questa nave qui, poverina, si è trovata in mezzo. Dov'è finita la nave di Paro? Eccola qua. Allora, io non voglio colpire la nave rossa che poi ci attacca. Ci manca solo quella. No, in realtà non l'abbiamo colpita. Ci stanno aiutando. Forza. Oppala! Avanti, zanchete. Abbordaggio, che dite? Abbordaggio? Dai, c'ho voglia di fare un abbordaggio. Vai! No! Oh, l'abbordaggio non lo posso fare. Raccogli. Però forse posso salire, forse sì. Raccogli. Maestro della guerra, accidenti. Ho talmente poche navi in realtà. Allora, riporta Mirina Nasso. Ottimo. Beh, ho ucciso anche il membro della setta, Silano. Perfetto. Vabbè, volevo ucciderlo con le mie manine. Però prendiamo i rottami. Vediamo se possiamo anche potenziare la nave. Quasi quasi potenziamo la nave, se possibile. Ma soprattutto i rematori, loro. Oppala là. Come colpisci con il fuoco? Chi c'è che ci rompe? Tanto ci sono i mercenari che ci cercano. Bello. Guardate con quanta calma si muove Mirin. Tranquilla, lei si incastra giustamente. Forse però basta che io vado nel punto giusto e si sblocca. Nasso sembra sicura. Abbiamo fatto grandi cose per il suo popolo. Ma ora dobbiamo allontanarci da queste coste e distruggere la setta. Sono dappertutto e in nessun luogo. Hanno innumerevoli seguaci. Da dove cominciamo? Taglieremo le teste della bestia una alla volta, finché non sarà cieca e inerme. Sparta? Lì ho ancora influenza e alleati. Ripuliamo la nostra casa dalla setta e facciamone un esempio per il mondo. Sarà pericoloso. La loro stretta su Sparta è forte. Non credi sia ora di tornare? Insieme.
Ho ancora alcune cose da fare qui. Appena sarai pronta, faremo vela per la Laconia. Credo che tu debba fare qualcosa prima. Cosa? Devi trovare tuo padre. Parlami di lui. Non so se voglio, ne ho abbastanza di padri. Dici. Allora, parlami di lui. È un uomo complicato da descrivere. È molte cose. Ma l'unico modo per conoscerlo davvero è incontrarlo di persona. Quindi non me lo dirai ora? Ci sono dei dettagli che solo lui può darti. Spero che ti sarà chiaro quando lo incontrerai. Troverai ciò che cerchi sull'isola di Terra. Ho mostrato la rotta al tuo navigatore. Ci vedremo in Laconia. Ci sarò. Che Poseidone ti protegga. Buon viaggio. Terra. Interessante, forse possiamo già farla sta cosa. Allora, vediamo dov'è intanto sulla mappa. Ah, dobbiamo andare qui. E qui c'è la missione. Meno male che io ero già andata tipo sia da Nafi che qui. Quindi mi basta fare un viaggio rapido qua, però vediamo se poi possiamo chiamare la nave. Qui possiamo chiamare forse la nave, sì. Faccio un viaggio rapido qui, quindi ci arriviamo subito, senza dover navigare tantissimo. Che bello. Dubito che in questa puntata riusciremo a conoscere il padre di Cassandra, però intanto iniziamo a navigare. Ci siamo ragazzi, con un po' di fortuna conosceremo Paparino, che mi piace come cosa. Sono veramente curiosa. No, i rottami, li volevo. Eccoli, i rottami. Ormeggiamo. Il bersaglio è vicino. Vediamo un attimo. Dobbiamo ottenere informazioni per adesso. Aspettiamo che ormeggino un attimo. Perché non ti sta? Ecco. Aspettiamo che ormeggino un pochino di più. Ok. Che bel posto! Tutto bello ordinato. Non è come mi aspettavo. No, in effetti manco io. Allora, vediamo se c'è qualcosa di carino qua. Oh là là! I serpenti, oddio, sono pericolosissimi i serpenti. No, via. La cosa più pericolosa del mondo sono i serpenti. Ma muori un po'? Insomma, va bene tutto, ma... queste rovine, sì, penso che ci siano un sacco di tesori. Chissà chi le ha costruite e quando. Cosa sono quelle torri? Qui c'è qualcosa. Solo una tavoletta. Vediamo cosa dice. Quindi i raggi di luce sono la chiave. Mentre proseguivo nelle mie ricerche tra le rovine minoiche, ho trovato uno scritto che citava una porta. La traduzione mi ha fatto capire che gli specchi già rivenuti sono parte di un unico meccanismo. Allineati gli specchi e tornato alle rovine, ho trovato un ingresso che conduceva sottoterra. In fondo alla grotta c'è un ennesimo passaggio che porta chissà dove. Domani aprirò quella porta e scoprirò cosa c'era. Non ditemi che abbiamo degli enigmi stile Tomb Raider. Allora, intanto c'è un passaggio qui sotto. Un altro passaggio di questi. Devo dare un'altra occhiata alla tavoletta. Perché parlava di specchi. Guardate qui i raggi di luce. Un attimo. Possiamo interagire qualcosa? Allora, no. Là c'è qualcosa, sì. Dobbiamo interagire con quei raggi di luce, ragazzi. Per far aprire la porta. Cioè, che guardate che genius, ragazzi. Che genius del males. Genius di males. Allora, posso interagire? E posso distruggere... No, posso fare... Scusate, sì, perfetto. Ottimo. Dobbiamo andare nell'altro raggio di luce. No. Ok. Vediamo questo se è allineato.
Non mi dice niente. Aspettate là. Ok ragazzi, a posto. Ho dovuto sistemare un po' di luci. In realtà sono andata anche un pochino quasi a caso su certi punti, perché vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Troviamo Papino. Finalmente. Ora devo scoprire cosa nasconde. Tra l'altro ragazzi, questa è una missione secondaria, però effettivamente vale come una missione principale, perché è molto interessante. Quindi va fatta assieme, assolutamente. Qui vediamo se c'è qualcosa di interessante. Oh, possiamo passare tipo di qua? No. No, però risaliamo un attimo. Siamo tuffati e quindi esaminiamo la grotta. Volendo un po' di luce. Perché mio padre dovrebbe essere qui? Che caldo. Non penso di dover passare qua. Ah sì. Accidenti, sì. Guarda dove metti i piedi. Penso di dover passare veramente di qui. Ah, io direi che la torcia non ci serve più. Lei tira fuori la spada. Prendi questo. Ah no, non puoi prenderlo, va bene. Allora, sì, saliamo là perché siamo impavidi. Vedo una cassa nascosta. La intravedo, ma vedremo. Allora, Oppala. La cassa dov'è? Non si sa. Io sto andando un po' dritta, devo dire. Al limite ci tornerò in questa grotta. Che razza di posto è? Wow. Ok, intanto vediamo se c'è qualcosa qui. È ora di c'è anche tuffarsi. Un po' di Horizon Zero Dawn in questo caso. Allora, oppala. Qui non c'è niente. No. Ok. Saliamo. Intanto continua a segnarmi questa cassa che mi garba. Ecco qua. Wow. Con materiali moderni. Ottimo. Io direi di andare direttamente questo là in fondo. È enorme. Veramente bello. Sarebbe stato un peccato se avessi fatto questa missione solo io. Chi c'è? Icaro! Traditore. Salute, Cassandra. Benvenuta ad Atlantide. Atlantide? Impossibile. Pensavo fosse solo una leggenda. In questo mondo ci sono molti segreti celati dietro a miti e leggende. E tu chi sei? Il mio nome è Pitagora. Sono tuo padre. Pitagora? Ma non ha senso. Lui è morto da decenni. Sì, da almeno un secolo, se la memoria non mi tradisce. Eppure, sono qui, di fronte a te. E Icaro è... Il mio più caro e vecchio amico. L'ho inviato a vegliare su di te. E ora, eccoti qua. Veramente? Seguo il mio destino. Sono qui per incontrare mio padre. Mi manda Mirin. Seguo il mio destino. Sono qui per compiere il mio destino. Ah, ma davvero? E sentiamo, quale sarebbe il tuo destino? Speravo che tu lo dicessi a me.
Atlantide non svela facilmente i suoi segreti. Perché sono qui? Qual è il mio ruolo in tutto questo? Voglio delle risposte. Questo luogo è intriso di conoscenza, grande conoscenza. Nelle mani sbagliate, i suoi segreti potrebbero provocare il collasso dell'umanità. Non possiamo permettere che altri scoprano questo luogo. Dobbiamo trovare un modo per impedire al mondo di accedervi per sempre. Non ci capisco più niente, sono una guerriera, non una studiosa. Tutti abbiamo uno scopo, Cassandra. Il tuo è quello di aiutarmi a proteggere i segreti di Atlantide. Non ti sei guadagnato il mio aiuto. Sigilliamo questo posto. No, siamo amichevoli. Hai ragione. Dobbiamo salvare il mondo greco da se stesso. Innanzitutto abbi fede in te. Tu sei capace di cose grandiose. Farò del mio meglio. Le risposte che cerco sono dietro questi meccanismi. Sono sigillati e mancano i manufatti in grado di sbloccarli. Quindi dovrei trovare i manufatti e riportarli ad Atlantide. Ho raccolto diverse informazioni che indicano dove potrebbero trovarsi questi manufatti. Fa attenzione, sono incredibilmente potenti. Corrompono la mente delle persone inferiori e sono in grado di autodifendersi. Li recupererò. Ma ho altre cose da chiederti. E io ho le risposte. Per ora prendi questo. Fa parte di una chiave per accedere a un manufatto nascosto in Beozia. Un mio alleato sta cercando la seconda metà, proprio ora. Mi sa che stiamo tornando nell'Animus, ragazzi. Da Leila, esatto. Terra, abbiamo trovato Atlantide. Atlantide? Fammi controllare i tuoi parametri vitali. Stai delirando. Cerchiamo un manufatto Isu che altera la realtà e Atlantide ti sembra strana. Pitagora è nato intorno al 570 avanti Cristo. Significa che l'uomo in quella grotta avrebbe quasi 150 anni. Ma che cosa può tenerlo in vita? Il bastone di Ermete Trismegisto! Signorina Hassan, avevi ragione. Ti aiuto con l'attrezzatura. Grazie, muoviamoci. Ho raggiunto le coordinate. La serie di grotte che abbiamo rilevato dovrebbe essere proprio sotto di me. Ma veramente? Farò immergermi. Leila, non sai cosa troverai lì sotto. Potrebbero esserci degli squali. Bellissimo! Faremo attenzione all'abstergo. Buona fortuna, Leila. Grazie. Ora mi immergo. Deve esserci un ingresso. Ah, bene. Abbiamo la bomba d'ossigeno, quindi ci comunque siamo. Deve essere l'ingresso. Andiamo. Ho trovato l'ingresso, quindi... Vabbè, ho anche i poteri... No, non ho le... Come dire... Per vedere se ci sono tesori... Mi sentite ancora? Non parlate più? Ti sentiamo, Leila. Grazie, solo che c'è troppo silenzio qui. Non sei sola, Leila. Seguiamo ogni tua mossa. Stai andando bene. Sì, se hai bisogno, siamo qui. Disse l'assassina... In teoria posso immergermi ancora di più. Io non devo essere su una barca per essere utile. Ho un sacco di informazioni sull'antica Grecia. Sapevi che a Zagro i Minoici hanno costruito un cimitero così grande che era noto come la gola della morte? Possiamo evitare di parlare di morte. Alanna, promettimi che se muoio qui rinominerai questo posto la grotta della morte. Va bene. Ragazzi. Allora, di qua no. Direi di andare... Non male che abbiamo l'ossigeno, perché sennò qua... Ciaone era proprio. Devo capire dove andare. Forse qui? Dobbiamo anche stare un po' attenti alle meduse. Medusette. Eccoci. Bello che guidiamo anche un po' Leila, ci sta. Si arrampica, brava. Complimenti, vediamo se abbiamo qualche... No, non potere, ma come si può dire? No, niente. Possiamo solo saltare e arrampicarci. Quindi, qui non c'è niente. Controllo un po' tutti gli angolini, perché se magari c'è qualcosa di interessante... Meglio vederlo.
Cioè, abbiamo scoperto Atlantide, ragazzi. Atlantide, niente meno. Probabilmente dobbiamo scendere qui. Perfetto. Mi mancherà. Comunque bella agile. La vista era fantastica. Ti mancherà? Perché non puoi tornarci? Non hai letto il rapporto di Kyoshi? L'Abstergo l'ha già trovato. È compromesso. No, ero impegnata a fare ricerche su Terra. Kyoshi, stai bene? Ma certo. Sai, dopo aver portato via l'attrezzatura, ho osservato l'incursione da una distanza di sicurezza. Hanno trovato il mio regalino? Sì, hanno trovato la chiavetta USB che ti è caduta sotto la scrivania. Bel trucchetto. Nessuno all'Abstergo sarà così stupido da infilarla in un computer. Non serve che lo facciano. È un guscio che contiene uno dei miei speciali trasmettitori a radiofrequenza. Avvicinalo a un computer, per esempio a quello del capo della sicurezza, e boom. Geniale. Niente di speciale. Ci siamo, ragazzi. Wow. È più elaborato di quanto pensassi. Ci siamo, siamo come nella zona di Cassandra. Tutto questo. Cosa non darei per una cassetta degli attrezzi ISU? Sì, sì. È tutto fatto veramente molto, molto bene. Ragazzi. Non è come in Egitto. Ci sono degli elementi comuni. Siamo. Parlo poco perché sinceramente sono molto molto stupita, nel senso buono. Devo togliere la muta prima di iniziare a esplorare. Dobbiamo anche esplorare. Esiste davvero? Ce l'ho fatta. Leila ad Altair 2, sono dentro. Avete una visuale? Sì, per gli dèi, Leila, è Atlantide! Come ti senti? Nausea per la differenza di pressione? No, sto bene. Questo posto è incredibile. Pensa, Leila, pensa. Deve esserci un modo. Qualcosa darà energia a questo posto. Rientro nell'Animus. Ho bisogno che Cassandra mi mostri come procedere. Wow, come siamo vestiti? Possiamo rimetterci i nostri vestiti? No, dobbiamo tenerci così, rimaniamo così. Ma sì, dai, guardate come siamo carini. Vediamo un attimo, scusate, questa nuova attrezzatura, perché visto che ci siamo... ci hanno messo l'armatura. Non abbiamo cambiato imbracatura in realtà. Semplicemente ci mostra l'armatura per com'è. Io avevo impostato che si vedesse il cappuccio, ma adesso si vede. Ah no, era tipo bug. Ah ok, non importa. Comunque, vediamo la missione qual è. Dobbiamo trovare tutti i pezzi. Allora, come missioni principali dobbiamo fare un po' di cosette. Parlare con Mirin e andremo a Sparta. Trovare il manufatto che si trova a Gorgia, in Beozia. E poi ovviamente trovare tutti i manufatti per aprire appunto la porta. Per dare insomma vita a questo luogo. Immagino proprio di sì. Quindi facciamo una cosa alla volta. Allora, io direi che alcune cose le faccio io. Tipo trovare i manufatti... è una cosa che posso fare tranquillamente io. Così poi vediamo direttamente cosa accade. Ci sta come cosa. Mi piace molto questo posto. E direi che per questa puntata ci possiamo anche fermare qua. Direi proprio di sì. Nella prossima cercheremo... è preferibile alle parole vuote. Ah, parla questo. Ok, nella prossima... io direi che intanto recupero i manufatti e poi torniamo qui. E magari facciamo assieme questo. Parliamo con la Sfinge e se facciamo in tempo andiamo anche da Mirin. Insomma, abbiamo un sacco di roba da fare. Comunque, io direi che ci fermiamo. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!